Sì, grazie Presidente. Quindi sarò breve perché insomma l'Aula oggi ha fatto emergere quanto di più semplice per poter far capire la direzione in cui si sta determinando. Questo ordine del giorno mi sembra, come dire, che sposi completamente quanto è stato dibattuto durante la giornata, quindi noi stiamo aprendo quello che dicevo prima, una breccia molto importante per poter spingere la nostra amministrazione verso un modello di definizione dei modelli, scusate, degli strumenti urbanistici di governo del territorio che tenga conto ovviamente di tutta una serie di elementi che evidentemente, come è stato illustrato nella discussione odierna, evidentemente non se n'è tenuto conto. Voglio fare soltanto un riferimento. Prima, nell'intervento precedente, quando facevo riferimento ai maestri del nostro territorio, ne voglio citare uno in particolare. Non so se è conosciuto da tutti quanti, però Cesare Brandi è stato il maestro che ha definito il percorso che oggi voi potete vedere in tutto il pianeta, attenzione, non soltanto su Roma, per quello che riguarda la conservazione dei nostri monumenti. Il suo precetto era la teoria dell'intervento minimo, perché lui fece capire molto semplicemente che ogni nostro monumento, quando vedete quella patina che considerava la patina dove dentro c'è tutto il tempo vissuto dall'edificio, per lui quello era un valore, dava vita al monumento questo ragionamento. E gli interventi di restauro che sono succeduti nel tempo, grazie a questa scuola che lui ha avviato in questo territorio, hanno fatto, rispetto a questo precetto, un caposaldo. E oggi appunto noi abbiamo una scuola di restauro che in tutto il pianeta sta andando verso questa direzione, per cui non si fanno interventi per cui si toglie tutto l'intonaco, si rifanno tutti quanti gli elementi. No, si interviene in maniera minima. Perché? Perché è un monumento. È un qualcosa che è considerato non tanto a livello monumentale, ma quanto un valore importante da parte del territorio, della comunità in cui questo monumento, no, vive nei secoli. Ecco, noi dobbiamo fare un passo ulteriore rispetto a questa determinazione di un secolo fa, di questo maestro. Dobbiamo determinare che anche il nostro ambiente è un monumento e quindi va conservato. E qualora dobbiamo intervenire, dobbiamo farlo con interventi minimi, in maniera molto accurata e farlo solo ed esclusivamente se è proprio indispensabile. E quindi ribadisco il discorso che ho fatto prima. Non si può pensare di pianificare una città che tende a vedere uno sviluppo da qui a 20, 30, 40 anni, in uno strumento come il piano regolatore, che prevede uno sviluppo e poi nel momento in cui questo sviluppo viene ad attuarsi, non avere la possibilità da parte dell'amministrazione di poter intervenire qualora questo sviluppo non c'è, questo fabbisogno non si realizza, perché comunque vengono dati dei diritti ai proprietari, in questo caso dei terreni, che non sono corrispondenti ai fabbisogni e non sono, ripeto, soltanto fabbisogni della popolazione, sono i fabbisogni di quello che ci è rimasto e che dobbiamo Consigliere, mi tutelare, scusi, la devo il invitare a nostro concludere. ambiente. È per questo che vi chiedo di votare compatti, esattamente come la delibera, questo ordine del giorno, perché in questo modo stiamo andando ad alzare il tiro e siamo la capitale e dobbiamo assumerci la responsabilità, visto che abbiamo probabilmente il problema più grave tra tutti gli enti locali del Paese, per poter andare dagli enti sovraordinati e rappresentare questa come un'esigenza fondamentale per cambiare quelle che sono le norme che dispongono il governo del territorio. Grazie. Grazie.